Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale La Cronaca con l'attentato compiuto la scorsa notte a Nicotera ai danni del sindaco Francesco Pagano, esplosi contro l'abitazione del primo cittadino, ben 40 colpi di Kalashnikov. E poi un'operazione della Guardia di Finanza nel Cosentino, scattate le manette per 5 persone, sequestrati i beni per svariati milioni di euro. Parleremo di altri arresti avvenuti a Rende, del processo Lanzino, oggi ripreso in corte d'assise a Cosenza con un importante teste e di tanto altro ancora subito dopo il nostro sommario. Vi aspetto. Ignoti, la notte scorsa hanno esploso numerosi colpi di Kalashnikov all'indirizzo della casa del sindaco di Nicotera, Francesco Pagano. I colpi hanno attraversato l'abitazione lambendo il bagno ed altri locali. La Guardia di Finanza di Catanzaro e la Procura di Rossano hanno individuato un'organizzazione che frodava il fisco mediante una serie di operazioni false, messe in atto attraverso un sistema di società organizzate a scatole cinesi. È ripreso oggi in corte d'assise di Cosenza il processo Lanzino. In aula Anna Amendola, la vedova di Luigi Carbone, l'allevatore sparito nel nulla nel 1989. Cosenza inaugura il Museo Diocesano, uno scrigno meraviglioso che contiene le bellezze artistiche e spirituali della diocesi. L'idea era stata sollecitata già nel 1920 dalla Santa Sede. Ancora ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale, dunque la cronaca in primo piano con l'attentato compiuto la scorsa notte a Nicotera. Ben 40 colpi di Kalashnikov sono stati esplosi contro l'abitazione del sindaco Francesco Pagano, eletto nell'ottobre del 2012 al termine di un commissariamento per mafia del comune. I proiettili hanno attraversato la casa del primo cittadino, lambendo anche alcune stanze. I servizi. Erano circa le 3:15 quando in piena notte una scarica di Kalashnikov ha preso di mira una villetta in via Tondo a Nicotera. Ben 37 colpi contro la casa del sindaco Francesco Pagano, avvocato di 52 anni e alla guida del comune dall'ottobre dello scorso anno. Si tratta di una villetta a due piani che il sindaco divide con i suoceri. E proprio la suocera, pochi minuti prima, si era alzata dal letto per andare in bagno, rischiando così di essere colpita. Con mia moglie è entrata dal bagno, ha spento la bagnona e si è messa a letto. Ha detto, dopo 2 minuti, 3 minuti, c'è stato questo sparo, questo formidabile. La scarica di Kalashnikov è stata ovviamente di una violenza inaudita e i colpi hanno attraversato l'abitazione distruggendo quanto hanno incontrato lungo la traiettoria. Francesco Pagano è stato eletto sindaco con una lista civica dopo lo scioglimento degli organi elettivi del comune di Nicotera per infiltrazioni mafiose avvenute nel 2010 e succeduto ad analogo provvedimento nel 2005. Lo stesso sindaco non nasconde il turbamento dopo questo attentato. Quello che è successo merita una riflessione serena da parte mia, senza le passioni del momento. Francamente, rispetto, ribadisco, ad eventi così devastanti, a gesti così inconsulti, di forte impatto criminale, voglio dire, rimanere insensibili o dire che tutto può rimanere come prima, mi sembra fuori luogo. Certo, ho preso un impegno con la mia città, con la mia comunità, cercherò di onorare, cercherò, mi sforzerò di portarlo al termine, se le condizioni me lo consentiranno. Contrariamente, voglio dire, io non faccio il politico di professione, faccio solo il sindaco di un piccolo comune che si trova quotidianamente ad affrontare problemi derivanti dalle ristrettezze economiche. Un attentato di straordinaria violenza che ha turbato la comunità di Nicotera e la solidarietà del capogruppo dell'opposizione ne è una testimonianza. Chiaramente non lasceremo solo il sindaco, questo è un fatto grave. Quando si colpisce il primo cittadino viene colpito ognuno di noi e quindi è chiaro che faremo fronte comune
per cercare di sbarrare il passo a queste azioni che alla fine non possono portare da nessuna parte. Colpi di pistola, taniche di benzina, auto in fiamme, la criminalità non molla la presa sugli amministratori calabresi. I dati elaborati da Lega Autonomie evidenziano un fenomeno che non sembra conoscere battute d'arresto. Anzi, pensate, sono stati 106 in Calabria gli atti intimidatori ai danni di amministratori locali nel 2012, periodo quantitativamente secondo solo al record del 2007, quando se ne contarono in totale 110. Il 38% degli episodi è interessato direttamente i sindaci, mentre le intimidazioni si sono verificati in 63 diversi centri della Calabria. Dal 2000 ad oggi il 56% dei comuni calabresi ha fatto registrare almeno un episodio. La provincia in cui si è verificato il più alto numero di intimidazioni è quella di Reggio con 31 episodi, seguita da Cosenza con 28, più staccate Catanzaro con 18 episodi, Vibo 17 e Crotone 12. Il metodo più utilizzato dalla criminalità per mandare i suoi sinistri messaggi è stato quello dei danneggiamenti ad auto, strutture pubblico-private e taglio alberi. Poi ci sono le lettere con proiettili, gli ordigni inesplosi, auto incendiate e colpi di arma da fuoco. In questo modo la mala locale cerca di imporre le sue regole per condizionare chi è il compito di amministrare gli enti e soprattutto per mettere le mani su appalti e opere pubbliche. 106, dicevamo, gli episodi registrati nel corso dello scorso anno, ma già in questi primi sei mesi del 2013 sono decine le intimidazioni subite da amministratori locali. In questa nostra terra certo non è facile essere un amministratore con la schiena dritta, eppure, nonostante tutto, sono molti i sindaci, i consiglieri, gli assessori comunali, i pubblici funzionari che ogni giorno, lontano dai riflettori, continuano a lavorare sempre sotto l'incubo delle minacce. Una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia è stata convocata dal prefetto di Vibo Valentia, Michele Di Bari, in conseguenza proprio del grave episodio intimidatorio perpetrato nella notte ai danni del sindaco di Nicotera. E nel corso della riunione è stata esaminata la complessa situazione del comune di Nicotera sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica e sono stati disposti mirati controlli del territorio, nonché l'intensificazione dei servizi di vigilanza. Il ripetersi di atti intimidatori ai danni di amministratori pubblici rappresenta un inquietante e grave fenomeno delittuoso che finisce per incidere sull'ordinato e democratico funzionamento delle amministrazioni locali che, in un contesto provinciale caratterizzato dalla presenza di temibili e radicate famiglie malavitose, devono rappresentare un importante avamposto di legalità in grado di arginare i costanti tentativi di infiltrazioni negli enti locali da parte della criminalità organizzata. L'azione svolta in tale direzione dalle istituzioni dello Stato, è scritto nella nota, è attenta e costante sia sotto il profilo repressivo sia sotto quello l'aspetto della prevenzione. Noi proseguiamo con la cronaca con una operazione della Guardia di Finanza nel Cosentino che su disposizione della Procura di Rossano ha proceduto all'arresto di 5 persone, al sequestro di beni per svariati milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta con cui viene contestato il mancato pagamento al fisco di accise. Il servizio. Se la crisi morde cittadini e imprese e chi si muove nell'alveo della legalità, non così per criminali e truffatori che riescono ad accumulare ingenti patrimoni mediante attività illecite, soprattutto con le frodi. Qui colletti bianchi e faccendieri con complesse operazioni finanziarie, con società cartiere, con falsa documentazione, introitano milioni e milioni di euro. Un esempio eclatante è la frode da ben 500 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza nella Sibaritide, scaturita nell'operazione Cocktail, che stamani ha portato all'esecuzione di 5 arresti ai domiciliari. Francesco Domenico Ungaro, considerato la mente sfuggita alla cattura, come pure risulta irreperibile Elena Zaccaro e poi ancora Achiropita Formoso, Domenico Pisano, Maurizio Pais, tutti amministrativi e contabili. Notificati 8 obblighi di firme e dimora, tra cui anche al direttore di un noto istituto di credito nazionale. Denunciati i legali rappresentanti delle società, semplici prestanome nullatenenti. Eseguito il sequestro per equivalente di beni immobili e immobili, 10 società, conto correnti e partecipazioni per oltre 13 milioni di euro.
Come acclarato dalle indagini, coordinate dalla Procura di Rossano, partite su una segnalazione dell'ufficio dogane della Calabria nel 2011 e portate a termine dalle fiamme gialle di Catanzaro e Cosenza, l'organizzazione, o meglio l'associazione a delinquere, come l'hanno definita gli inquirenti, operativa tra Rossano e Corigliano, ma anche a Livorno e all'estero, in particolare nel Regno Unito e in Bulgaria, era riuscita a mettere in piedi un sofisticato sistema di società di diritto nazionale e internazionale, collegate alcune cartiere, ovvero dedite solo alla produzione di false fatture, altre come semplici contenitori di debiti fiscali. Attraverso questo sistema truffaldino guadagnava con le accise non versate, in particolare nella commercializzazione di bevande alcoliche di cui si occupava una delle società, operando in regime di concorrenza sleale, considerato che poteva offrire prezzi molto più bassi dei concorrenti, ma anche nel credito d'imposta e dall'omesso versamento dell'IVA. Il sodalizio, ben strutturato, con campi specialistici, è stato individuato dagli uomini del nucleo tributario mediante una serie di intercettazioni telefoniche e video, accertamenti bancari, perquisizioni e sequestri. Mai come in questo momento dimostra questa operazione l'attività di un piccolo ufficio, certamente il Tribunale di Rossano, la Procura della Repubblica, però un ufficio giovane, un ufficio altrettanto motivato e impegnato. Non è la prima operazione in merito, sono diverse le operazioni, la Guardia di Finanza è un ottimo testimonial da questo punto di vista. È un territorio estremamente insidioso perché è notoriamente influenzato, permeato dalla criminalità organizzata e ormai i processi e sentenze definitive attestano questo dato, ma soprattutto e spesso si finisce per nascondere o comunque per celare tutta la miriade di attività illecite che sono su quel territorio proprio dietro la criminalità organizzata o i fatti di mafia. Vi è invece tutto un sistema, una ridda di reati, come dire, comuni, reati ordinari, che con tutte le difficoltà insomma, si cerca di perseguire e di portare avanti. E le nostre telecamere questa mattina hanno avuto accesso nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Cosenza per riprendere stralci dell'udienza del processo Lanzino. Oggi ha deposto Anna Mendola, vedova di Luigi Carbone, l'allevatore sparito nel nulla nel 1989, che secondo l'accusa avrebbe partecipato al delitto della giovane studentessa insieme agli attuali imputati. La donna, della quale non mostriamo alcuna immagine, ha raccontato diversi particolari della vita del marito. Gianluca Pasqua. Anna Mendola è una donna di 47 anni che vive ormai da tempo lontano dalla Calabria, ma il suo passato e i suoi ricordi sono importanti per ricostruire l'ambito in cui si sarebbe consumato l'omicidio di Roberta Lanzino. Suo marito Luigi Carbone, sospettato di aver partecipato al delitto insieme a Franco Sansone, imputato con il padre Alfredo e fratello Remo nel processo in corso, è scomparso dal 1989. Ecco perché alla donna, che sembra così diversa da quella ragazza di 18 anni che sposò l'allevatore, tanto da aver perso qualsiasi inflessione dialettale, è stata imposta la presenza nell'udienza di oggi, davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Cosenza, presieduta dal giudice Antonia Gallo. Una lunga deposizione con tanti non ricordo e molte contestazioni da parte del PM per le dichiarazioni contrastanti con quanto rivelato durante altri interrogatori resi nel passato, ma quando ha rivissuto gli ultimi momenti trascorsi con il marito non ha potuto che confermare l'evidente preoccupazione che trapelava dai comportamenti e dalle parole dell'uomo, che dopo essersi fatto accompagnare in località peschiera di Falconara, dove risiedeva la famiglia Sansone, le disse che non sarebbe tornato a casa per la notte, aggiungendo una frase mozza, ma se non torno, che nei giorni successivi alla scomparsa assunse un significato ben preciso. Poi altri spezzoni della vita vissuta insieme a Carbone, un uomo che aveva conoscenze per ammissione della moglie nella criminalità, quelle mucche concesse da Sansone e mai retribuite, i soldi che misteriosamente arrivavano a casa sia che il marito fosse in carcere o recluso domiciliari. 500.000 lire alla volta e nessuna spiegazione da parte di un consorte poco avvezzo a rivelare particolari. I commenti sulla morte di Roberta Lanzino nei dialoghi tra Carbone e Franco Sansone, ascoltati dalla Mendola nelle fasi delle ricerche. E poi, dopo la sparizione nel nulla, l'interessamento dell'attuale imputato per le ultime parole proferite dall'allevatore alla moglie e le domande sull'esistenza di un eventuale messaggio da leggere nel caso in cui non fosse rientrato a casa. Proseguiamo con la cronaca. Nascondevano droga, due giovani sono finiti in manette a Rende. Si tratta di studenti universitari incensurati trovati in possesso di 175 grammi di marijuana.
nella giornata mondiale contro la lotta alla droga, una notizia comunque che conferma l'impegno di contrasto al fenomeno da parte delle forze dell'ordine, ma ricorda anche un'emergenza sociale dimenticata. Rosalba Baldino. Due giovani sono finiti in manette per droga all'operazione dei carabinieri di Rende, ragazzi 23 e 27 anni, originari di San Giovanni in Fiore, studenti universitari che prima di aprire la porta gli uomini dell'arma hanno lanciato nel giardino adiacente alla loro abitazione le confezioni di sostanza stupefacente, ma a tradirli in casa sono stati uno spinello e il materiale per il confezionamento della droga, 175 grammi di marijuana in loro possesso, da cui sarebbero state ricavabili più di 1000 dosi. I giovani sono incensurati, una notizia che nella giornata internazionale contro la droga diventa più eclatante perché dà il senso di quanto sia diffuso il fenomeno, quasi accettato socialmente, lontani gli anni dell'impegno e del contrasto. Oggi droga fa rima con business, drogato con emarginato. Nel mezzo restano storie come queste di cronaca spicciola, di forze dell'ordine che ogni giorno si trovano dinanzi a famiglie normali che d'un tratto entrano nel tunnel e si ritrovano sole ed impreparate. Sbiadite anche le nozioni mediche sulle conseguenze nel tempo delle droghe, sulle malattie che la dipendenza sviluppa. Il tossicodipendente è considerato malato cronico, ma lo sanno solo gli addetti ai lavori, lo sa chi è o è stato vittima di sostanze stupefacenti. Per gli altri resta quel maledetto luogo comune di dominare le sostanze, di smettere quando si vuole e così si diventa schiavi. Le statistiche rivelano che di droga fanno uso professionisti operai, giovani e adulti, trend in crescita, così come il giro d'affari, una giornata, quella di oggi, che non è retorica, ma ci dice che c'è un'emergenza dimenticata. Con la cronaca giudiziaria ci spostiamo nel Regino, 36 condanne a pene variabili da 3 a 26 anni ed 8 mesi di reclusione. Questa la richiesta avanzata dai PM della DDA di Reggio Calabria, Giovanni Musarò e Antonio De Bernardo, a conclusione della loro requisitoria, cominciata ieri e proseguita per altre 6 ore oggi, nei confronti degli imputati del processo con rito ordinario scaturito dall'operazione crimine condotta nel luglio 2011 in contemporanea con quella della DDA di Milano chiamata Infinito. L'accusa ha chiesto la condanna di tutti gli imputati che vengono giudicati dal Tribunale di Locri presieduto da Alfredo Sicuro. Tra gli imputati figurano presunti boss affiliati alle più potenti cosche dell'Andrangheta Regina. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla cronaca. Inaugurato il Museo Diocesano di Cosenza, conserva straordinari gioielli ed opere d'arte, tra cui anche la famosa e preziosa Strauroteca donata alla città dei Bruzzi da Federico II. Il servizio. Inaugurato il Museo Diocesano di Cosenza e all'interno ci sono veri gioielli, quelli della cattedrale, donati dai devoti alla Vergine del Pilerio, ma anche statue lignee, le tele di Luca Giordano e del Pascaletti e la preziosissima Stauroteca, il reliquiario a forma di croce che, secondo la tradizione, sarebbe stato donato alla città dall'imperatore Federico II in occasione della consacrazione della cattedrale nel 1222. Il museo, diretto da Don Salvatore Fuscaro, è visitabile gratuitamente ogni giorno, tranne la domenica, dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio su prenotazione. Presto saranno studiati percorsi tematici, culturali e di catechesi che ruoteranno attorno alla struttura. È un servizio alla città, un servizio alla diocesi, certo è una data storica. Questo museo che i miei predecessori fin dal 1921 hanno pensato, con un po' di fatica l'ho fatto realizzare e ringrazio la sovrintendenza alle belle arti sia regionale sia provinciale, ringrazio chi all'inizio mi ha incoraggiato da assessore alla cultura, l'onorevole Principe che ha messo una bella somma. Sono state stanchezze, ritardi, però quando la testa è dura, e la mia è calabrese, quindi la testa dura, le cose le portiamo avanti. La bellezza salverà il mondo, intanto la bellezza illumini il cammino di questo nostro tempo che non è sempre un tempo facile. Rimaniamo a Cosenza per parlare della chiesetta adesso, della Santissimo Crocifisso dell'Arenella
che si trova nella parte vecchia della città. Il luogo di culto è inagibile da molti anni, le intemperie, i furti e i vandali hanno danneggiato seriamente la struttura, ecco perché è sorto un comitato spontaneo che chiede un aiuto affinché la chiesa torni all'antico splendore. Anna Franchino. Quella che vedete è una piccola chiesetta che si trova nel cuore pulsante della vecchia Cosenza, il quartiere Spirito Santo. Siamo a due passi dal Salotto Buono della città d'estate, il boulevard del Lungo Fiume, e la storia che vogliamo raccontarvi riguarda proprio questo luogo di culto. La chiesa, a cui il rione è molto legato, è inagibile da circa 13 anni. Prima è stata interdetta perché ritenuta pericolosa visto che era ricoperta da lastre di Eternit, e poi, dopo averle rimosse, nulla è stato fatto per restituirla ai devoti, anzi. All'interno ci sono state cadute di intonaco, c'è un'umidità che fa paura, sono anni che la chiesa è chiusa, quindi chiaramente anche una casa nuova, se sta chiusa per anni, chiaramente ha dei problemi di umidità, di aria, eccetera. Trattandosi di una chiesa molto antica, non costruita in cemento armato, eccetera, chiaramente i problemi sono aumentati. Oggi la chiesa del Crocifisso dell'Arenella non solo è esposta alle intemperie, ma anche ai vandali che hanno devastato questo antichissimo luogo di culto. La chiesa del Crocifisso dell'Arenella era una delle tante vecchie istituzioni della Cosenza di una volta, che nel tempo purtroppo è andata a perdersi. La richiesta è quella di fare in modo di intervenire in qualche modo, perché c'è anche un piccolo particolare. Nel corso degli anni tutti i lavori che sono stati fatti qui alla chiesa, di ammodernamento, di aggiustamento, eccetera, sono stati fatti grazie alla carità popolare. Questo sistema purtroppo oggi non si può più mettere in atto. Perché? Perché la chiesa è sottoposta al vincolo ambientale. Le belle arti non ci danno la possibilità di continuare a ricorrere alla carità popolare. Ecco come nacque la piccola chiesa azzurra. Un giorno una donna, mentre batteva i panni su una pietra, ha visto l'immagine del Cristo. Immediatamente si è sparsa la voce, eccetera, la pietra è stata presa e portata nella chiesa principale. Durante la notte questa donna sogna il Cristo, il quale le dice: la pietra deve restare lì dove è stata trovata e su quel luogo deve nascere un luogo di culto. La mattina dopo andò qualcuno per prendere la pietra dalla chiesa principale, ma la pietra non c'era più. Fu trovata esattamente lì dove era stata trovata. Gli abitanti del quartiere non riescono a restare con le mani in mano e vedere questo pezzo di storia degradarsi di giorno in giorno. Ecco perché hanno costituito un comitato spontaneo per restituire alla città un bene tanto caro. Chi deve interessarsi a queste cose, che lo faccia, in maniera seria però, non facendo proclami di vittoria solo perché è stato tolto l'Eternit e poi ci fermiamo per un altro anno e la chiesa va ancora dietro perché i teloni la lasciano passare l'acqua e l'umidità. Ed ora vediamo che tempo farà nelle prossime ore in Calabria. Amici di Teleuropa Network, una giornata di giovedì con cieli nuvolosi, a tratti coperti, quelli che caratterizzeranno la prima parte di giornata, e formazione di addensamenti cumuliformi in accentuazione delle ore centrali della giornata e del pomeriggio, in corrispondenza di rilievi ed entroterra. Non sono da escludere brevi fenomeni nel corso appunto delle ore più calde della giornata, legate proprio all'aumento dell'onda cumuliforme, determinato anche, favorito anche dalla differenza di temperatura tra il mare e la terra. In questo momento il mare è più freddo, la terra si riscalda più rapidamente e ciò determina queste dinamiche. Una giornata da seguire, quella di venerdì, con temperature che si terranno sempre sui 26-27 gradi, e attualmente il weekend appare compromesso per effetto della presenza di una perturbazione che porterà delle precipitazioni nel corso della giornata di sabato e
anche mercoledì e domenica, quindi con un weekend che non si prospetta attualmente con il migliore degli auspici. Ne riparleremo nei prossimi collegamenti dedicati al meteo territoriale, il meteo dedicato alla Calabria su Teleuropa Network. E non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque il nostro telegiornale termina qui. Io ringrazio Michele Caviregia e Giuseppe Costanzi messi in onda ed auguro a voi tutti una buona serata.